A Moncalieri, presso l'ex Foro Boario, trasformato in villaggio di Babbo Natale, si è svolta la consegna dei voucher Coldiretti Torino per gli orti urbani, un modo per favorire questa importante attività sociale e anche di produzione di ortaggi a chilometro zero. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale di Moncalieri. La partnership con Coldiretti ci ha portato a destinare dei voucher per i conduttori degli orti urbani della città di Moncalieri. Ci siamo dotati di 55 orti urbani che abbiamo destinato a varie categorie di utenti. Abbiamo coinvolto anche i ragazzi più giovani. Abbiamo destinato anche degli orti urbani alla fascia 18-35, pensando che questa potesse essere un'ottima opportunità. I nostri utenti, i nostri giovani moncalieresi hanno risposto positivamente, non dimenticando comunque tutti gli over 55 della città che si occupano e continuano a occuparsi di orti urbani. Attraverso questo strumento destiniamo molto semplicemente, ma con un gesto di attenzione nei confronti del lavoro che svolgono quotidianamente, uno strumento per poter acquistare delle materie prime da destinare appunto agli orti urbani e sociali della città di Moncalieri. È un progetto che fa due cose: unisce le generazioni, perché la terra è spesso qualcosa con cui chi è giovane dà più tempo e più dimestichezza, ma invece anche i ragazzi hanno voglia di cimentarsi con questa esperienza e la comunità si arricchisce attraverso queste piccole esperienze di persone che si prendono cura di un orto. La collaborazione con Coldiretti, che da tanti anni anima la nostra città, è un'esperienza assolutamente positiva. Noi ci troviamo in una posizione ottimale, la chiamano la Riviera di Torino, la collina di Moncalieri, e pertanto gli agricoltori si trovano molto bene, producono e riescono poi anche a trarne profitto. Questa è una cosa molto positiva. Ma quali sono gli ortaggi che si producono meglio sulla collina di Moncalieri? Pomodori, fagioli, piselli, tutto. Alcune cose vengono un po' discrete, però altre robe vengono abbastanza buone. Diciamo che prevalentemente pomodori, zucchini, zucche, un po' di, vabbè, erbette, rosmarino, basilico e cose varie, fragole, che sono venute molto bene e poi di anno in anno vediamo. I peperoni non sono venuti tanto bene, quindi li abbiamo abbandonati, i peperoni e le melanzane, però è un modo carino anche per far provare a mio figlio delle verdure fresche. Userò buono per prendere appunto le piante di cui ho parlato, per seminare i pomodori, le zucche, zucchine. Di nuovo delle nuove piante di fragoline perché non so adesso se sono riuscita a resistere al freddo e vedrò insomma se coltivare qualcosa di nuovo quest'anno. Penso che l'orto sia un'ottima occasione innanzitutto per stare all'aria aperta e per assaporare verdure fresche di stagione che altrimenti a volte non si riescono a consumare. Un modo anche per socializzare perché ho trovato un sacco di belle persone e con le quali scambiare quattro chiacchiere e anche collaborare insieme, ci si aiuta reciprocamente, è un'esperienza molto bella.